sono felice di andare a discussione sulla base di alcuni punti che il professore ha puntato, ma non per difendere me stesso, perché insomma non devo difendere, ma per chiarire alcune posizioni e alcuni punti. Professore, che io non chiedo fiducia, non ho chiesto di credermi, perché tanto soltanto i fatti, concretamente, quello che si metterà per iscritto darà conferma di quello che stiamo facendo. Una cosa è certa, e ve lo chiedo perché tanti sindaci si sono succeduti, non soltanto qui a Teramo. Non so quanti sindaci chiamati sarebbero stati presenti qui a confrontarsi con voi. Non lo so quanti. Io l'ho sempre fatto e lo farò sempre. Lo farò sempre per le ragioni che dicevo prima. La convenzione del 2007-2008, professore, prima imputazione, è stato un profondo errore. Profondo errore scrivere che la squadra di calcio della città ha diritto e deve essere garantita la squadra di calcio di poter svolgere l'intera stagione sportiva all'interno del campo, senza dire con quale importo, perché non significa che può giocare gratis, purtroppo, perché è stata scritta male. Si prevede un importo di 51.000 euro che doveva essere però rivalutato Istat, quindi bisogna andarsi a ricalcolare nell'interlocuzione col privato, scritta con i piedi, perché nessuno aveva pensato di quali potessero essere le conseguenze di quell'effetto. Le convenzioni si cambiano in due, purtroppo non si possono cambiare unilateralmente un contratto, nessuno di noi può cambiare un contratto da solo, neppure il sindaco può cambiare da solo un contratto. Abbiamo fatto valere quella norma, l'abbiamo fatto valere anche quest'anno, e il presidente D'Antonio, che è qui presente e che ringrazio, lo sa, perché abbiamo lavorato proprio su quella norma, che non va riscritta così adesso che riscriveremo la convenzione. Professor Serpentini non mi deve credere stasera, mi dovrà credere quando riscriveremo la convenzione, e la sua sfida, suo lancio di accusa, io lo prendo tutto, perché ho il dovere di prenderlo, e ne discuteremo insieme riprendendo in mano questo tipo di convenzione, anche le 20 giornate. La ringrazio perché mi consente di chiarire anche questo punto. La convenzione prevede che il comune può avvalersi di 20 giornate gratuite, purtroppo non per far giocare la squadra in una partita di campionato sportivo dove magari il professore si incassa il biglietto, giustamente, quindi è un'attività, ma per attività di carattere sociale, attività culturale che hanno un'altra finalità purtroppo rispetto al campionato sportivo. E non mi creda, glielo dico perché abbiamo lavorato anche col presidente della commissione Gianni Gebbia, che è stato molto importante. Abbiamo provato.